compito della città di Vico spiegare perché di una scelta, perché in un momento in cui c'è crisi economica, perché nel momento in cui c'è crisi di credibilità della politica, delle istituzioni, si è fatta una scelta così complessa, difficile, quale quella di investire, contrariamente ma non polemicamente con quello che è l'insegnamento di Keynes, in cultura e territorio nell'imperversare di una crisi economica. Abbiamo fatto questa scelta perché? Perché abbiamo pensato di ripartire dalle radici, da quella che è la migliore espressione della nostra civiltà, e cioè il rapporto tra cittadini, ambiente, singolarità geologiche, geomorfologiche, e naturalmente siamo stati incentivati da un atteggiamento illuminato, da un atteggiamento collaborativo e certamente fermo sui principi, ma sicuramente di prospettiva da parte della sovrintendenza. Se le realtà locali, anche in un momento così complesso, sono guidate con la mano ferma ma con la vista lunga, così come è avvenuto e come pensiamo stia avvenendo a Vico Equense, dal territorio si possono trovare le motivazioni e le ragioni per superare questi momenti così difficili che la nostra Italia e le nostre regioni meridionali soprattutto stanno affrontando. Un'economia sul paesaggio mediterraneo sublime. Questa è la scommessa che prende le mosse dagli insegnamenti che qualche secolo fa Bartolomeo Intieri impartiva al resto d'Europa. La prima cattedra di economia politica fu istituita a Napoli, i primi ragionamenti sull'economia politica partirono da Vico Equense. Oggi da Vico Equense parte un nuovo messaggio: è possibile creare un'economia sul paesaggio mediterraneo sublime. La sinergia tra le amministrazioni e la sovrintendenza, la sinergia tra chi è individuato di indagare le radici culturali di certi valori e coloro a cui è affidata la governance territoriale, pongono questo interrogativo e questa scommessa. Le università possono costituire il momento di chiusura del ragionamento, e sono state molto attente, e si sono espressi ieri durante il convegno i rappresentanti dell'Università di Napoli, dell'Università di Roma. Abbiamo avuto ospiti illustri dell'Università di Budapest, c'è l'Università di Salerno. A loro il compito di accompagnare questo processo che prende le mosse faticosamente in un momento di crisi da questo territorio, e che speriamo possa contribuire a governare il futuro non soltanto, come è ovvio, di questa nostra importante ma piccola realtà, ma dell'intero territorio, importante sotto il profilo paesistico, ma oggi affetto da problemi giganteschi e molto più grandi forse delle piccole amministrazioni locali, dell'intera linea di costa napoletana e dell'intera provincia di Napoli. Un messaggio di speranza quindi che parte con un convegno, con delle idee, con l'impegno di una piccola amministrazione locale e della sovrintendenza napoletana. Ma il messaggio non è piccolo, il messaggio crediamo sia grande, e speriamo che finalmente si capisca che parlare di territorio, di ambiente e di tutele non è prerogativa solo di alcuni, ma che deve essere diffuso a livello del territorio, far comprendere le ragioni per cui alcune tutele sono calate sul territorio, non in maniera astratta, ma farle toccare tangibilmente, così come le foto che sono state fatte in questo convegno e che vengono esposte nella nostra mostra possono contribuire a fare, rappresentano naturalmente una facilitazione, una esplicitazione visiva del messaggio che viene da questo convegno e che speriamo arrivi diffuso su tutto il territorio. Mi occupo da circa 2 anni del territorio di Vico Equense
Il territorio di Vico Equense è stato per me una scoperta incredibile perché conoscevo Vico Equense soltanto la fascia di mare. Invece scopro che c'è un intero mondo rurale misconosciuto non solo agli abitanti della penisola ma anche all'intera comunità della penisola sorrentina. Quindi il mio primo compito è stato quello appunto di cercare di capire questo mondo rurale e pensare appunto di poterlo valorizzare successivamente dopo aver fatto diciamo un'indagine a tappeto di quelle che sono tutte le problematiche di questo territorio. La mostra appunto vuole raccontare questo territorio e vuole raccontare appunto lo stato di abbandono in cui versa, però racconta anche quali sono le potenzialità e le prospettive future. Questo mondo rurale necessita ovviamente di essere fortemente valorizzato e per cui abbiamo pensato di istituire proprio un museo laboratorio del paesaggio dove è possibile appunto fare ricerca, studiare e proporre modelli di sviluppo per questo territorio. La mostra racconta non solo diciamo, tutte le componenti del paesaggio di Vico Equense, racconta tutti quanti quelli che sono gli elementi del paesaggio rurale, le case rurali, i muri a secco e così via. Abbiamo voluto anche accompagnare questa mostra con una mostra d'arte, una mostra di fotografi che hanno visto con i loro occhi il paesaggio rurale. Quindi la mostra che è stata diciamo studiata e portata avanti da un gruppo da me coordinato di liberi professionisti del posto è stata poi accompagnata dalla mostra d'arte del fotografo Fabio Donato, Libero De Cunzo e Giovanni Genova. Abbiamo altresì inaugurato la nuova sede del museo in località Stapiana dove c'è l'ex complesso Camaldolesi. In questo complesso il Ministero dei Beni Culturali ha una piccola proprietà che appunto diventerà la futura sede del museo. Dialogherà fortemente con il territorio e dialogherà anche con tutte le realtà rurali d'Italia ed Europa. Questa è la prospettiva, diciamo, futura per cercare di valorizzare in pieno il territorio rurale e con una prospettiva anche, diciamo, economica ecocompatibile con il territorio. Questa esposizione che si lega poi all'evento complessivo che si tiene a Vico Equense in queste giornate credo che sia molto significativa perché è un momento utile di conoscenza di tutti i segni posti dall'uomo sul territorio e per il recupero della loro memoria. Sono segni che in genere vengono considerati minori, ma con un termine riduttivo probabilmente perché non possiamo fare una distinzione netta tra architettura maggiore e minore come se alcune opere fossero di serie A e altre di serie B. Tutte sono legate ad una forma del fare, della manualità, della tradizione locale e quindi l'importanza è anche legata ai segni che l'uomo ha lasciato sul territorio da un punto di vista paesaggistico, di intervento sul paesaggio, sul territorio, sulla natura. E soprattutto per far comprendere alle nuove generazioni e non solo come si possa operare per salvaguardare queste architetture, queste spazialità che hanno sicuramente un valore il cui interesse trascende quello dello spazio, dello stile, delle forme architettoniche, ma riguarda proprio il senso del territorio, delle tradizioni a cui erano legati certi spazi, certi ambienti e quindi si riconnettono a forme della tradizione etnoantropologica, al senso delle processioni, di alcuni rituali, di alcuni simboli, anche di alcuni segni apotropaici e quindi in tutto questo sicuramente l'opera congiunta della soprintendenza con le amministrazioni locali e con i privati credo che possa segnare una svolta in questo settore. Sono presente qui per un caro invito della signora Nicoletta Ricciardelli. Abbiamo avuto i contatti da anni con l'Università e la Soprintendenza di Napoli
è così, anche quando loro hanno fatto un viaggio in Ungheria, già è stato molto affascinante per loro tutto il paesaggio ungherese, la vita contadina e il lavoro che stiamo facendo. Per questo motivo sono stato invitato per essere presente a questo colloquio, che è un grande successo anche per noi, e penso che ho potuto dare un contributo importante per il lavoro che si svolge in questo ambito. Ho curato parte dell'allestimento di questa mostra con l'architetto Ricciardelli, è stata un'esperienza molto interessante, un lungo percorso di studi che ha portato alla realizzazione della mostra, uno studio sul territorio che mi ha dato molto, anche perché essendo vicana mi ha fatto comprendere ancora di più quelli che sono gli aspetti di questo territorio molto, molto interessanti e molto belli. Servirà a tutti noi per avere occhi nuovi sul territorio di Vico. La costa di Sforano sarà quindi la prima ad essere percepita, avvistata, semplificato o addirittura contorto in una nuova significanza, dove ciò che appariva di una forma definita sulla costa può risolversi in ben altro modo, fatti di ambiguità espressiva e tonale. Possono avere anche un ruolo di sostegno della trama espressiva del territorio. Anche il loro abbandono al servizio meramente contrappuntistico arreca disgrazia a qualsiasi buona intenzione melodica. Se sino agli anni 50 le aree interne, dominate dalla presenza del massiccio del muro e di un barra, costituivano il termine della struttura insediativa, allungata dalla comunatura di piccoli villaggi. Thank you.